Le maglie, l'attrezzatura sportiva sottratte al Trapani Calcio, il tenente Rubino della compagnia Carabinieri di Trapani. Come avete condotto questa operazione, tenente? L'attività di indagine è stata condotta dal comando compagnia di Trapani congiuntamente con le stazioni di Trapani e Trapani Borgo Annunziata. Inizialmente abbiamo scandagliato tutte le piste che ritenevamo potessero essere utili al fine di individuare gli autori del fatto. La svolta principale dell'attività di indagine è stata la consultazione di alcuni profili di Facebook dei militari delle stazioni di Trapani e di Trapani Borgo Annunziata, che ci ha permesso di individuare in particolare i tre soggetti denunciati questa mattina per ricettazione, che avevano pubblicato alcune fotografie ed alcuni post che ci hanno fatto comprendere che potevano essere loro i materiali detentori della refurtiva. Che fine avrebbe fatto appunto tutto questo materiale rubato? Le indagini chiaramente sono ancora in corso al fine di comprendere se i detentori sono stati anche i materiali autori del furto. La nostra ipotesi è che la refurtiva, una volta calmatasi la situazione e una volta diminuita l'attenzione delle forze di polizia e in particolare dell'arma dei carabinieri sul caso, è verosimile che tutta la refurtiva sarebbe stata messa sul mercato al fine di trarne chiaramente un profitto.